Da bene confiscato alla mafia, casa rifugio per donne maltrattate inaugurata in provincia di Pisa e sulla montagna pistoiese l'installazione di un'enorme panchina rossa. Anche gli uomini e le donne dell'agricoltura dicono no alla violenza di genere e lo hanno fatto con una panchina rossa gigante a 1300 metri di altitudine sulla montagna pistoiese. Il servizio di Sandra Cicchi. È una panchina rossa un po' particolare in un certo senso perché deriva da una pianta abbattuta dal vento, una pianta che era in terra e non aveva più speranza. La grande panchina rossa da oggi campeggia a 1300 metri di altezza a Cutigliano, ben visibile da tutta la vallata, come la scarpetta dello stesso colore realizzata modellando le radici del medesimo albero caduto. Il senso qual è? È che se il messaggio, che anche se uno è a terra e pensa di essere ormai alla fine, una possibilità c'è sempre. Una panchina gigante ad alta quota come segno di solidarietà verso tutte le donne che stanno cercando aiuto per uscire da situazioni di soprusi ed abusi, perché una nuova vita è possibile. In molti agriturismi toscani è stata anche accesa una candela in una sorta di ideale, grande fiaccolata, ben visibile agli ospiti e dai cittadini, per richiamare l'attenzione sulla gravissima piaga dei femminicidi. Iniziative nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne di Coldiretti, dove il 30% delle aziende agricole è a conduzione femminile. Le donne nelle aziende agricole sono sempre più protagoniste. Noi svolgiamo sia il lavoro d'ufficio che quello pratico. Andiamo con i trattori in campo a lavorare come i nostri colleghi maschi. Parità di mansioni e di genere che qui sembrano più affermate che in altri settori, ma la violenza non è certo sconfitta e le panchine continuano a mandare i loro messaggi. Il significato della panchina è duplice, sì, è un simbolo, ma è anche proprio un mezzo che serve a ricordare ad ognuno che si siede che sulle panchine rosse ci sono gli indirizzi per contattare i centri antiviolenza.